Renato De Carolis. Buongiorno Renato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Manuela, come va? Bene, ma guarda, adesso che sei apparso mi è venuto in mente che mi ero promessa di mettermi la tua maglietta durante la diretta. Mi sono dimenticata che imperdonabile errore. La prossima volta che facciamo diretta io e te me la metto perché Renato De Carolo è stato carino e mi ha mandato questa maglietta che lui indossa in modo eccelso, appunto, della sua trading zone. E guarda, mi sono dimenticata, se no l'avrei indossata. Prossima volta faremo la puntata in Va verde. bene, va bene, Anche va perché oggi ci bene. stava, perché i listini sono in verde, quindi È verde, anche se stanno un po' ripiegando, stanno sì. ripiegando. Infatti partiamo da qui, ti stavo dicendo, ieri giornata negativa per le borse europee, oggi sono partiti sicuramente con lo sprint, ma mi sembra che si stiano un po' raffreddando. Sì, c'è tensione, magari comincio già a mostrare qualche grafico, io Ok, ovviamente come vuoi. uso quelli Aikinashi che sono qui sotto il grafico intraday a 30 secondi. Da qui è iniziata la seduta. La linea orizzontale indica il prezzo di ieri. Stiamo guardando l'indice, il nostro indice FTSE MIB. Vedete, si era partiti al rialzo e sta sfumando. Adesso appena 81 punti di guadagno sopra il grafico giornaliero Aikinashi, che esprime bene quelli che sono i rapporti di forza tra compratori e venditori. Faccio vedere la differenza tra il classico candele giapponese rispetto a Aikinashi, la derivazione comunque nipponica per entrambi, e qui si sta giocando, tra virgolette, perché non è un gioco il trading, gli investimenti, però sì, è una bella disputa tra rialzisti e ribassisti su questi livelli, verso i 20.800, che bisogna andare anche più indietro. È stato interessante come resistenza a luglio 2020, guarda caso, anche adesso siamo nello stesso mese, però il colore è rosso Aikinashi, ecco perché io integro questa tipologia di grafici, perché supporti e resistenze storicamente sono destinate a essere violati. Velocemente vediamo anche la situazione del DAX, anche qui rosso Aikinashi, e anche qui si vede una linea, un 12.451 che va a riprendere i minimi toccati inizio marzo dopo l'esplosione del conflitto. E tra altre cose io lascio sempre questa linea tratteggiata che indica proprio la chiusura del giorno prima, 24 febbraio, quando c'è stata l'invasione russa in Ucraina. Eurostoxx, l'indice che raggruppa le principali azioni europee, anche qui rosso, siamo anche qui vicino a questo minimo. La Francia più 1%, però anche qui c'è stato anche del verde recentemente, Aikinashi, ma è inutile, sembra davvero dura. E la Spagna sta adesso accelerando sotto. La Spagna è l'indice con la performance migliore da inizio anno, perde solo l'8%, e adesso farò vedere anche la performance raggruppata insieme dei principali Sì. indici. L'America, Dow Jones, guardate, ieri la seduta era iniziata molto molto male, era arrivata a toccare i 30.355 e poi un recupero, non ha del tutto azzerato la perdita, meno 0,42, ma andava oltre 2 punti percentuali. Addirittura l'S&P ha chiuso sui massimi e l'indice tecnologico, il Nasdaq 100, più 1,68. E sebbene i grafici Aikinashi si vede del verde, sul Nasdaq c'è un certo equilibrio, è tornato un equilibrio, addirittura passano in leggera maggioranza i compratori, i rialzisti. Mentre il Dow Jones, che è molto più vicino a quella che è la situazione europea, ancora rosso, e l'S&P Doji rossa. Le candele Doji sono quelle dove apertura e chiusura sono sullo stesso livello, quindi praticamente equilibrio. E attenzione, perché se vediamo la rappresentazione da inizio anno, proprio anche sul finire del terzo trimestre a marzo, si veniva da una serie di acquisti, probabilmente anche ribilanciamento dei fondi, per poi venire tutto giù. Qui è stato meno il movimento al rialzo. E però si è aperto il trimestre e semestre con delle vendite. Guardando la performance da inizio anno di tutti questi indici, fino a poco tempo fa, Manuela, in basso c'erano Nasdaq, S&P e Russell 2000, che è l'indice che raggruppa le 2000 aziende, piccole e medie aziende americane, erano in fondo alla classifica. Quello tecnologico, anche se in recupero, comunque ancora viaggia con una performance di quasi meno 29. Ai ai ai, l'Italia passa al penultimo
all'ultimo posto, meno 25. L'S&P risale a meno 20, scavalca l'Eurostox e il DAX, meno 22 punti e mezzo percentuali, Dow Jones meno 15 e sopra, chi è meno della doppia cifra, l'indice spagnolo, come detto prima, giapponese, l'Hanseng di Hong Kong e quello inglese, meno 4,86%, nonostante tutto quello che sta succedendo al governo con il rimpasto, le dimissioni, sappiamo ieri. Infatti. Senti, allora, poi andiamo a vedere, adesso abbiamo fatto la panoramica degli indici, perfetto, poi vorrei vedere con te l'euro-dollaro e altro, ma prima ti leggo un messaggio di Alberto che scrive: le candele ai chinasci cosa dicono su Amplifon e il petrolio? Petrolio è un altro indicatore che volevo vedere con te, quindi partiamo dal petrolio, se sei d'accordo, visto che ieri abbiamo visto questa discesa sotto i $100 al barile, 97-99, adesso sta un po', adesso è risalito, però per esempio il WTI è lì, no? Sta un po' facendo sali e scendi sui $100. Sì, andiamo a vedere petrolio che è grafico ai chinasci, c'erano stati un tentativo di inversione il 27 giugno, ma è affondato e quindi è tornato al ribasso, candela rossa, evidente anche quelle candele giapponesi, mamma mia che seduta ieri, meno 10,86, siamo su questo livello, ma adesso ci arriva con il semaforo rosso ai chinasci, quindi potrebbe anche andare più giù ed eventualmente il prossimo livello da monitorare 93,71, questo è il WTI, quello americano, il Brent inglese non lo faccio che è uguale, fotocopia, quindi praticamente la situazione è abbastanza simile. E torno al grafico con le candele, i livelli ufficiali, perché se le vediamo su base mensile si è interrotta una striscia positiva sul petrolio che durava da dicembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi di continui rialzi, il massimo toccato. Allora da dicembre, bravo, mi anticipavo proprio di un secondo, stavo dicendo rialzo, quindi da dicembre, perché noi poi ci ricordiamo ovviamente il rialzo dopo la guerra, insomma dopo l'inizio della guerra, però stavo dicendo, e poi c'è stato il picco appunto febbraio-marzo. C'era già una tendenza in atto prima, okay. Anche qui ho messo la linea tratteggiata chiusura del 23 febbraio del petrolio, c'è stato lo spike successivo allo scoppio del conflitto che ha visto toccare i $126,30 e si è interrotta questa striscia positiva, candela rossa al mese di giugno, e devo dire che già qualcosa si è visto di importante. Su base daily questa è la raffigurazione, ripeto, ai chinasci al ribasso per quanto riguarda il petrolio. Amplifon, interessante, sì. Che magari mi aspettavo Eni e petrolio. È vero, no, invece Amplifon. Curiosa, non c'è ovviamente un legame tra i due asset. Amplifon viene da una tendenza positiva segnalata dalla candela verde del 23 giugno ai chinasci, prendendo come riferimento il prezzo di apertura, quindi un dato neutrale, oggettivo, al massimo registrato oggi, €32,43, 11,56, si vede qui benissimo quello che è il movimento, l'estensione massima di questo movimento rialzo veniva da questa correzione, da inizio anno il titolo viaggia con un calo di 32, quasi 33 punti percentuali, ma è tutto il settore, perché se vediamo anche Diasorin o Diasorin, come preferite, ha dato un bel segnale di forza violando questa resistenza, ricordati, sebbene adesso sia in leggero calo, però c'è anche qui una bella tendenza rialzista ai chinasci di oltre 12 punti percentuali con il massimo toccato l'altro giorno. D'accordo, allora euro dollaro, i minimi da 20 anni, cosa sta succedendo e quali sono gli scenari, Renato? Mamma mia, e adesso sta facendo ancora nuovi minimi. E allora qui io vorrei mostrare il grafico dell'indice, allora vediamo la rappresentazione di tutte le valute, l'indice del dollaro viaggia con una performance da inizio anno di quasi più 11, per le valute è tantissimo, valute che si muovono solitamente nell'ordine dello 0,10-0,20 su base giornaliera come performance, positiva o negativa. Il nostro euro è precipitato a meno 9 punti percentuali e mettendo insieme la situazione tra indici del dollaro e l'azionario di cui abbiamo visto prima, ecco la correlazione opposta, inversa, ovvero sale uno, scende l'altro, vedete l'indice del dollaro che sta facendo nuovi massimi e quello, l'indice rappresentativo Wall Street più importante S&P 500 dall'altra parte, vedete proprio l'effetto specchio di questa correlazione inversa. L'euro, il grafico vede che era arrivato
Io ho lasciato appositamente la linea del supporto per dimostrare l'utilità di queste candele Kinashi, perché nel 2022, faccio vedere, eccolo qua, tutto l'anno, è arrivato qui, su questo livello, candela verde, e c'è stato un rimbalzo, ed era il mese di maggio, lo ha fatto anche a giugno e anche a luglio il test di questo livello, però vedete, questa volta il grafico ai Kinashi, faccio uno zoom, mi diceva Renato non comprare, non mi ha confermato su base giornaliera la candela verde. Questi supporti, che uno dice bellissimo, area 1,03, poco sotto 1,04, bellissimo, vedendo quanto accaduto nei mesi scorsi, magari già posizionava un buy limit, un ordine di acquisto. Ecco perché io, anche integrare alla propria strategia le candele Kinashi, che non sono perfette, non sono infallibili, non voglio dire questo, però evitano molti stop, quindi okay, prendersi stop, okay. Quindi questa volta, quindi io questa linea la cancello, perché per me non è stato supporto, in quanto non è stata confermata una candela verde, e qui per trovare dei livelli devo mettere un grafico weekly, sul giornaliero non ho storico sufficiente, e va a riprendere praticamente dei livelli molto più in basso, 1,012, ma fino a quando è rosso ai Kinashi può andare decisamente anche più in basso, e quindi da monitorare la situazione, insomma. E poi c'è anche il Giappone, attenzione, perché c'è un dollaro yen che da inizio anno perde il 17,47%, ma addirittura la performance un anno è 22%, e attenzione, perché i fondi esteri stanno già cominciando a puntare contro un possibile cambio della politica monetaria attuale della Banca Centrale del Giappone, che rimane ampiamente espansiva, dove c'è anche una sorta di manipolazione del mercato, perché la Banca Centrale giapponese non permette un'oscillazione superiore allo 0,25 del proprio titolo di Stato a 10 anni, compra in misura illimitata. Però gli investitori, almeno quelli stranieri, stanno dicendo prima o poi deve terminare, e c'è un modo di chiamare nelle sale operative quello che potrebbe accadere, che è molto particolare, window maker, cioè farà delle vedove, vittime di traders che potrebbero rimanere bruciati da un forte movimento nel momento in cui la banca centrale giapponese andrà ad annunciare questa fine, questa politica di controllo del rendimento, e quindi potrebbe portare ad un'esplosione al rialzo del rendimento, i prezzi di conseguenza dall'altra parte giù, e anche a quel punto dollaro yen potrebbe vedere una forte correzione. Ecco, quindi, no, per ribadire il discorso del appunto Forex, euro-dollaro ai minimi da 20 anni, dal 2002, i mercati sembrano scommettere un po' la parità con il dollaro entro l'anno, entro la fine dell'anno. Sì, anche per effetto di quello che è il pericolo recessione. Certo. Il pericolo recessione che diventa, l'ha detto l'altro giorno il vicepresidente della BCE De Guindos, con un blocco del gas russo qui si rischia, insomma, appunto di andare in recessione. E quindi però attenzione, perché siamo in un contesto tale dove cattive notizie possono essere interpretate positivamente dai mercati. Per l'azione delle banche centrali, certo. Perché certo, alla fine i mercati sono staccati dalla realtà, lo sappiamo. Uno dice come i mercati salgono, c'è recessione, c'è crisi, e i mercati salgono, perché i mercati ovviamente, se hanno una banca centrale disponibile ad acquistare, a immettere liquidità, è ovvio che poi loro, questo ha creato, insomma, tante situazioni e tante bolle, a cominciare da quello obbligazionario, che in questo anno però già si sta sgonfiando parecchio. Quindi occhio, quello che potrebbe accadere è anche questo, probabilmente l'effetto della svalutazione dell'euro, perché adesso magari ci si aspetta una BCE meno aggressiva. Ricordo che quando una banca centrale alza i tassi di interesse o ritira liquidità, questo porta ad un apprezzamento della moneta di riferimento, e viceversa, certo, espansiva ne circola molto, e quindi perde valore. Allora, prendo la parentesi degli indici e titoli a vostra scelta, aspettiamo i vostri messaggi se volete chiedere qualcosa a Renato. Io vado un istante sul calendario economico, dove abbiamo le vendite al dettaglio dell'Unione Europea, le vediamo insieme. In maggio su base annuale in calo rispetto
rispetto al dato precedente, abbiamo più 4, la previsione era di meno 0,4, scusate, abbiamo più 0,2 in calo rispetto al precedente, più 4, ho invertito i dati, infatti stavo dicendo no, allora non è in calo, invece sì, confermo, e abbiamo anche ovviamente quelle su base mensile in aumento rispetto al precedente, meno 1,4, più 0,2, la previsione era di più 0,4, giusto per aggiungere anche appunto dati macroeconomici. Manuela, scusami, sì. A proposito di dati macro di inflazione, si parla tantissimo di inflazione, torno a condividere dal sito Trade Economics, dove possiamo vedere quella che è la situazione, che spiega anche per esempio qui perché il Giappone continua ad avere una politica altamente espansiva. Un'inflazione al 2,5% rispetto a noi, l'area euro e Stati Uniti 8,6, il Regno Unito 9,1, ma oramai... Sì, ne abbiamo parlato tante volte, come se fosse un po' una bolla, no? Cioè, voglio la dire, proiezione che porta. Certo. Poi c'è anche bello, sempre sullo stesso sito, vedere insieme però anche raggruppando quella che è la situazione del PIL, tassi di interesse e anche l'inflazione e tasso di disoccupazione, perché in America per esempio sta accadendo un'anomalia, andiamo verso una recessione, ma solitamente quando si va in recessione c'è una crescita negativa, un PIL negativo e disoccupazione, invece lo stato dell'occupazione americano è decisamente gode di ottima salute. E attenzione, perché l'ultimo dato trimestrale PIL americano finale, abbiamo visto, è stato del meno 1,60. Se andiamo sul sito della banca centrale, la Federal Reserve Bank of Atlanta, che realizza questo GDP Now, ovvero un'elaborazione del dato PIL americano aggiornato in tempo reale in base ai dati macroeconomici, quindi attenzione, può essere soggetto a ulteriori variazioni, se volete potete scaricare un'app che è fatta veramente molto bene, gratuita, e l'ultima stima è meno 2,1 del primo luglio, dopo i dati di venerdì scorso, se non sbaglio, sì, venerdì scorso era primo luglio, prossimo aggiornamento 7 luglio, il che significa, con questo meno 1,60, se poi sarà confermata questa proiezione negativa, due trimestri negativi uguale recessione ufficiale per l'America. E quindi questo è anche quello che stanno prezzando i mercati finanziari in questo momento. Altra cosa, un punto che potrebbe far venire giù l'inflazione, il calo delle materie prime, ovviamente, certo, è fondamentale, e attenzione anche a questo dato, ovvero il tasso di risparmio degli americani, che ha visto toccare i massimi durante la pandemia con tutti i programmi effettuati dal governo americano, che ha dato, staccato assegni sostanziosi e importanti, e quindi man mano sta svenendo, quindi sta svanendo. Sta scendendo e siamo arrivati, anche se adesso vediamo la rappresentazione massima, ai minimi, il che significa gli americani hanno continuato a spendere, sebbene l'inflazione è alta, perché avevano un bel gruzzoletto messo da parte, ma adesso sta calando, e ricordo che i consumi incidono per oltre 2/3 sul PIL americano. Ok, allora prima dicevi, ma mi aspettavo che mi chiedessero titoli come Eni eccetera, guarda, mi chiedono proprio di dirti cosa ne pensi di Eni, e volentieri. Poi anche, guarda, aspetta che ti aggiungo anche gli altri, così li facciamo tutti prima di salutarti e vediamo un po' di cosa si stanno occupando anche i nostri amici. Scusate, Marco dalla provincia di Brescia, che ha appena scritto, invece chiede GVS in carico a 11,87, Azimut e Banca Generali. E allora andiamo a questa carrellata velocissima con i grafici, chi nasce molto semplice fare le analisi, e qui mi piace proprio mostrare Eni, dove il 4 luglio ha confermato una candela verde su un livello molto molto bello, quando dicevo le candele Kinashi non sono perfette e infallibili, quindi candela verde su un'area graficamente, storicamente interessante, eppure vedete adesso con le vendite a cui stiamo assistendo sul petrolio e materie prime, vede la possibile violazione. Già ieri c'è stata una chiusura sotto il livello 11,278, oggi però secondo la mia strategia lo deve fare nella misura dell'1% sotto, quindi 11,278,
e in una giornata negativa. Quindi attenzione, se chiude positivo non è da prendere in considerazione. Però quello che io invito anche a fare, se dopo una candela verde c'è la rossa, uscire, già valutare un'uscita, perché il buongiorno si deve vedere dal mattino, ovvero se dopo una candela rossa, in questo caso un'inversione al ribasso, ne aggiunge altre rosse, ok, ma se dopo una verde c'è già del rosso, vuol dire che le probabilità di inversione sono diminuite. Quindi Eni in questo momento decisamente messa male. È anche un'altra big di questo inizio 2022, Tenaris, che devo ancora aggiornare il minimo. C'era stato un tentativo di inversione violato, è già quasi 9 punti percentuali dall'apertura di lunedì, un okay. titolo che era uno dei migliori, 22% da inizio anno, però adesso ha perso parecchio, praticamente da questo massimo al minimo di oggi 32 punti percentuali. Mm-hmm. Poi dicevi GVS. Allora sì, andiamo velocemente, Renato, per favore. Sì, GVS, sì, Azimut e Banca Generali. GVS al rialzo. Ok, rialzo, ok. Quindi possibile rialzo, è da monitorare un eventuale test di quest'area 8 e 24. Azimut, tutto il risparmio gestito in sofferenza, recentemente ha violato questo supporto, quindi in condizione di debolezza, è da monitorare. Mamma mia, bisogna fare parecchi zoom, vedete, c'è spazio per un'ulteriore discesa. E poi Banca Generali. Esatto, sì. Banca Generali, idem. Sì, lui ce l'ha a 33, lui ce l'ha in carico a 33, a 33. E deve sperare in una reazione da questo livello dei 25,59, okay. dei 25,59 euro da questo okay. livello. Va bene, allora grazie a Renato De Carolis, che però insomma vi aspetta per qualsiasi approfondimento, giusto Renato? Sì, eventualmente venite nella Trading Zone, c'è la sezione titoli azionari e tutti gli altri asset, il link di accesso gratuito dal mio sito Renato De Carolis. Assolutamente sì, poi a nostro modo la portiamo anche qui sulle fonti TV, la Trading Zone. Grazie Renato De Carolis, ci sentiamo presto sulle fonti TV e ti seguiamo. Grazie a te Emanuela, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata.